vittoria striminzita quanto preziosa per il Savona, che sul terreno del Bacigalupo conquista 3 punti d'oro e si aggancia al treno di testa. Non è stato facile per la formazione di Siciliano venire a capo di una gara scorbutica, in quanto l'imprecisione sottoporta ha condizionato le azioni pericolose. Non succede moltissimo nella prima frazione di gioco, al 14esimo l'occasionissima per il Savona. Prima ci prova Gallo, ma il tiro prende la traversa e il contraccolpo viene intercettato da Nappello, che prova a ribattere ma Fonsato devia in angolo. Al 22esimo ancora il Savona in avanti con cross dalla sinistra, ma la sfera termina fuori di poco. A un minuto dall'intervallo viene battuta una rimessa per il Savona, ma il numero 1 del Real Querceta non si fa trovare impreparato e para. Dopo un primo tempo senza grandi acuti, nella ripresa Savona prende più decisamente in mano le redini della gara. Al 27esimo Murano va vicino al vantaggio con un tiro centrale che risulta facile alla presa. Il Real Querceta non va oltre una generosa pressione e un paio di lanci nell'area avversaria. Al 29esimo Ferrando trova il modo per farsi espellere per doppia munizione, lasciando il Savona in 10 uomini, ma 10 giri di orologi più tardi Biagini fa fallo su Murano e lascia il campo per rosso diretto. Al 41esimo la rete decisiva, disimpegno avversario, Murano crossa per Boggian e insacca la rete portando così i bianco-blu alla vittoria. Seconda rete consecutiva in casa per il numero 19 che fa volare Savona alta in classifica. Vittoria di misura per il Savona, determinante per la corsa alla vetta.